Appello al governo per la dichiarazione dello stato di emergenza sui rifiuti in Sicilia. La relazione di Armenio, le condizioni delle 8 discariche al momento attive. La nuova normativa, il DM 14 gennaio 2008. L'ingegnere agrigentino Domenico Armenio, a capo del Dipartimento Rifiuti della Regione, ha firmato una relazione. Si tratta di 10 pagine. Armenio lancia l'allarme e scrive testualmente: serve una presa di posizione forte e un cambio di passo al fine di evitare che l'emergenza igienico-sanitaria possa realizzarsi nel breve periodo in modo drammatico. Adesso la stessa relazione è stata spedita al Consiglio dei Ministri ed è la richiesta, l'ennesima, dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti in Sicilia. A monte del problema vi sono, e non è una novità, le discariche e gli impianti di smaltimento. Al momento sono al lavoro le fosse di Vellolampo, Castellana Sicula, Trapani, Siculiana, Gela, Ragusa, Catania e Motta Sant'Anastasia. Sono 8 discariche, ma la produzione dei rifiuti in Sicilia attualmente ammonta a circa 6.200 tonnellate al giorno e a regime ordinario la capacità delle discariche è di 4.500 tonnellate al giorno. Dunque, per tamponare l'emergenza, sempre emergente, sono state firmate autorizzazioni in somma urgenza per scaricare e caricare più spazzatura nelle discariche. L'ultimo provvedimento del genere è stato firmato dal Presidente della Regione lo scorso 14 gennaio. Adesso, oltre 2 mesi dopo, l'atto di Crocetta necessita di un aggiornamento, una proroga, ma Armenio solleva la paletta rossa e nella sua relazione scrive: questi provvedimenti di emergenza non sono più reiterabili, poiché in qualche caso sono stati superati i termini previsti dalla legge. E non è certo che la gestione in forma straordinaria delle 2 più grandi discariche, quelle di Vellolampo e Lentini, che smaltiscono il 60% dell'immondizia prodotta in Sicilia, possa proseguire, perché vi sono difficoltà negli abbancamenti, sono sature e nuove vasche in costruzione saranno pronte non prima di maggio. Ad oggi non vi sono siti alternativi e se chiude una discarica, ad esempio, e come è probabile che accada, Vellolampo, si bloccherebbe tutta la catena di conferimento e le circa 1.000 tonnellate prodotte ogni giorno dal comune di Palermo non potranno essere smaltite da nessuna parte. In conclusione, ecco il perché dell'appello al governo di Roma alla dichiarazione dello stato di crisi. Ed è lecito chiedersi se a crisi dichiarata e a commissario inviato l'emergenza sarà risolta o se invece, come già accaduto sistematicamente, sarà prorogata.